progetto Nord Chiama Sud delle agenzie per il lavoro. Il progetto Nord Chiama Sud è un concentrato di capacità, solidarietà e lavoro di squadra. L'operazione è consistita nel colmare il gap di personale sanitario durante lo stato d'emergenza, quindi con tempi molto compressi siamo riusciti a intercettare tutta quella che era l'esigenza sia in ambito pubblico sia in ambito privato, quindi parliamo di RSA piuttosto che di strutture sanitarie private, relativamente al personale sanitario. Grazie all'operato delle nostre agenzie sul territorio e alla collaborazione stretta fra tutte quelle che sono le unità dislocate sul territorio, siamo riusciti a far incontrare una domanda forte di questo tipo al sud per quanto riguarda le risorse, con quella che era una domanda forte al nord per quanto riguardava proprio gli operatori. La nostra selezione a monte è stata fatta in maniera molto stringente, ma poi abbiamo dato comunque sempre la possibilità al cliente, che è quello che ha la capacità tecnica, di valutare il grado, no, di qualifica di queste risorse. Abbiamo aiutato sia per quanto riguarda gli spostamenti, sia per quanto riguarda gli alloggi e quindi tutte le soluzioni logistiche, ma non solo, abbiamo accompagnato i candidati anche a integrarsi nel territorio e da lì poi abbiamo erogato tutti quelli che sono i servizi amministrativi riguardo l'inquadramento, la retribuzione e quant'altro. Insomma, sicuramente abbiamo dovuto dare grossa attenzione alle capacità trasversali e comunque testare quello che è in grado di reggere la pressione di ogni singolo lavoratore, perché erogare tutto questo pacchetto significava comunque poi mandare persone a lavorare in situazioni di emergenza Covid. I giovani sono stati veramente coraggiosi e soprattutto entusiasti, e credo che questo progetto possa essere finalmente un manifesto di rilancio per tanti ragazzi che oggi vengono considerati poco. Cara Mesus, il capitale umano è fondamentale. Questo devono aver capito i ragazzi e i giovani che si sono mossi, si sono dati da fare, emigrando, viaggiando, andando, tornando per sopperire alle necessità. E sono stati momenti anche difficili, difficilissimi. Si contemplano più di 170 morti tra i medici, e non parliamo poi degli infermieri. Quindi questi giovani che si sono mossi per tutto il territorio nazionale, non per una generica voglia di migrazioni così romantico, oniriche, ma perché hanno capito che il paese aveva bisogno di loro, dovunque. E allora loro va il mio ringraziamento, Mesus, perché tu lo puoi capire che sei giovane. Questi sono stati veramente quelli che hanno dato il coraggio anche a qualcuno che stava inclinando pericolosamente verso la rassegnazione dell'età adulta, della vecchiaia. Quindi benvenuti ai giovani.